Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in Andrink e bentornati su Mitopia! Nell'ultimo episodio il Duca del Male ha di nuovo rapito i nostri compagni e abbiamo dovuto iniziare una nuova avventura nonché una nuova classe. E stavolta ho scelto la classe Tank, sono un carro armato e che consuma punti mana ogni volta che attacca. Un po' un peccato. Abbiamo scelto anche gli abitanti del villaggio e le tre sorelle fate, che sono in questo caso le Powerpuff Girls. Ho scelto appunto da quelle degli amici. Magari prossimamente si potranno scegliere altri personaggi, sicuramente, perché ho visto che ci sono altre terre a nord. Infatti la strada si è aperta da sola qualche tempo fa, nell'episodio 5 o 6, non mi ricordo neanche più. La guardia paurosa Vivian, questo è uno dei personaggi che abbiamo dai nostri amici. Perfetto, Duca del Male quindi ha attaccato. Gli stranieri non sono i benvenuti. Abbiamo Miyamoto, Iwata e Sakurai. Ragazzi, i tre dell'Ave Maria. Stupendo. Fata Bubbles, Fata Bubbles, nessun'altra fata è come voi. Capricciosa, pestifera e piena di energie. La vera essenza di una fata. Ok, se lo dici tu. E tu? Iwata, mamma mia Iwata, quanto ci manchi. Ci manca Iwata, ci manca. Miyamoto, datemi una F, una... sì però, fammi leggere, vai avanti da solo, vai. Fury Bowser, molto bello, è fatto davvero bene. Ma il Serial Guy qui? F Pigrone, perfetto. Vuole passare la vita dormendo. Relatable. Ma che... cacletta. Sono una strega, sai? Beh, oh, cosa? Ah, ok. Un pugno, dalle un pugno, con la B, con la B. Dobbiamo addentrarci proprio nel villaggio. Dov'è KFC? La principessa del pollo fritto, dov'è? Per tutti gli spiriti, my bubbles. È terribile, che qualcuno mi aiuti. Il Duca del Male, le mie sorelle, attaccate, portate via. Sì, il Duca del Male, ho capito. Ho capito. Il villaggio elfico è stato attaccato dal Duca del Male Gianni. Qualcosa me l'aveva fatto intuire. Tre potenti sorelle sono intervenute per proteggerlo e quella di mezzo è molto sexy. Dopo un'aspra battaglia il nemico è fuggito dalla porta orientale. Tuttavia, proprio quando le tre sorelle hanno abbassato la guardia, sono apparsi dei mostri che hanno portato via le due più grandi. O almeno questo è quello che credo di aver capito. Sì, effettivamente non è molto esplicativa lei. Si è calmata. Ehi tu, mi daresti una mano a salvare mia sorella Buttercup? Va bene. La più pestifera. Proprio quello che volevo sentire. Forza, andiamo. Beh, in teoria Buttercup è quella più testarda. Nella grotta grumosa l'hanno portata. Ok, let's go. Quindi tu ora farei parte del mio gruppo o semplicemente dici andiamo però in realtà è vai? Ah no, vieni con me. Però combatterai anche tu? Dunque, le cose qui non mi tornano. Vediamo un po'. Mi sa che è da... Oh, sì. Altre quattro pietre. Quattro gemme. Perfetto, allora andiamo qui. Oh, c'è il... Il mago... Il mago. Abbiamo dei nuovi goblin, selva goblin. Grande. Vai. Con la ghianda. Ma dalla testa spariamo? Beh, sì, però con la ghianda che ci facciamo allora, scusami. Oh, anche lei pista? Brava. Perfetto allora, dai. Ah, ma non guadagna punti esperienza, però viene... Però se si attacca anche lei è perfetto, raga. Ragazzi, a quanto pare KFC vuole un grido di guerra, io glielo do. Per il potere del pollo! È una reference a He-Man. Riceviamo quindi un nuovo Mi, dato che hanno suonato la porta. Vediamo un po' chi possiamo scegliere. Tommy Play, cosa mi offri? G-Banyan. Wow. L'hanno creato davvero? Cioè, chi è stato a creare? Wow. Subito. Scegliamo la... allora, aspetta, aspetta però, aspetta. Allora, capiamoci. Capiamoci. Lui, gatto. Tanto dobbiamo avere un altro compagno di squadra, vai. Io sono G-Banyan. Lavorerò solo per migliorare le mie capacità, lo prometto, Nyan. Ce l'hai un posticino per me nel tuo gruppo, vero? Sì. Ho detto che avrei fatto solo classi nuove.
però una sarebbe stata uguale alle altre, a quelle già avute, perché ovviamente non è che posso, perché ovviamente le classi nuove sono solo tre, quindi dovevo arrangiarmi in qualche modo. Vuole subito un'arma nuova? Va bene, damogliela. Damogliela? Che lingua è? Ah, è tipo una maschera con la faccia rossa. Wow, ragazzi. Ah, belle anche da Bucinian, tipo, forte. Yo-Kai Watch mi perseguita, ragazzi. Non posso farci nulla. C'è qualcosa di sbagliato in tutto ciò, ma... andiamo avanti, dai. Ah, guarda che belletta, dai. Cioè, è fatto bene davvero. Mi stupisce come l'abbiano creato bene. Attenzione, ragazzi, nuova abilità. Mi proiettile. Prendo un compagno e lo sparo. No, non ti arrabbiare. Ma non ti arrabbiare. Se avessi potuto lanciare Bubbles, l'avrei fatto. Ce la fai attaccare Gibanion? Grazie, meno male. Mister Quiz, mannaggia, non mi ricorderò mai. Dai, iniziamo con sto sagome bizzarre, su. Vediamo un po' chi è. Domanda 1, chi è? Mister... No, Mister Clean, volevo pre... A parte che riescano, vabbè. Niente da fare. Ho sbagliato una. Vabbè. Quindi niente. Ma ci siamo quindi. Eccoci. Ottimo. Cominciamo, va. Cominciamo l'esplorazione. Grotta grumosa. Oh, bello. Poi se abbiamo sete un goccetto di aranciata, no? Ci sta, ragazzi, ci sta. Quindi Buttercup è qui, in questa grotta. Come fai a saperlo? E io che ne so, sarà qualche potere speciale o roba simile. Che stiamo aspettando? In marcia! Ok, calmati. Mi sento sicuro con Bulbos nei paraggi, io no. Non sa neanche... wow! Non sa neanche come fa a capire che la sorella è qui dentro. Ragno demone. Sì, me ne ero un po' accorto, Ma sì, penso che ce la facciamo, ragazzi, dai. In fondo siamo abbastanza equipaggiati bene. Il cibo non ci manca per potenziarci la difesa e l'attacco. Già la locanda, guarda. KFC vuole un ventaglio merlettato. Magia e attacco. Buono, vai, subito. Buono attacco e magia, vai. Oddio, non so quanta magia KFC abbia, Cioè, non so quanto attacco magico, quanto potere magico possa avere a disposizione. Tra l'altro, con noi c'è anche la fata Bubbles, quindi siamo al sicuro. Continuiamo, dai! Ah, si dividono le strade, Prenderei quella del tesoro, ma là c'è l'avventuriero. Ehi! Siamo saliti di livello e abbiamo appreso una nuova abilità. Magari la userò nel prossimo incontro, dai. Allora, l'abilità fuoco a casaccio potrebbe colpire anche gli alleati, però almeno potremmo fare fuori tutti quanti i nemici in una volta sola. Proviamoci. No, non ce la fa. Ok, però non ha colpito gli alleati. Almeno questo. Oh, il grande tesoro! Ah, livrea a macchie per Gibanian. Eccolo qui, intento a... cercare indizi di qualcosa. Questo liquido ha un odore buonissimo. Dovrei prenderne un sorso? Magari non è una grande idea. No? Nani? Oh, ma guarda, come vanno le cose? Ti ricordi di me? Sono Dante, l'intrepido esploratore. Sto facendo un tour dei luoghi più misteriosi di questo mondo. Per festeggiare il nostro incontro, a rincontro, ho un regalino per te. Una pietra misteriosa. Chissà dove e quando ci servirà. Alla prossima, ok. Attenzione, sembra che ci siamo però, Allora, il tesoro lo vedo dopo per conto mio, mentre qui siamo arrivati alla fine della grotta grumosa. Dovremmo esserci allora. Ma non è qui? Strano. Non mi convince molto, infatti. Ah, cosa c'è? Riesco a sentire Buttercup che mi chiama. Sta chiedendo aiuto. Dobbiamo sbrigarci. Sì, muoviamoci. Chissà se è diventato un mostro. Potrebbe anche essere. Sono state rapite le sorelle, però nulla ci dice che magari non abbiano assunto le sembianze di mostri. O meglio, i loro volti. Buttercup! Ecco, lo sapevo. Ecco, arriva.
Un ragno gigante. Sì, Arachno Buttercup, mamma mia. Santo cielo. Gibanyan subito vuole fare colpo. Grande che attacca i mobetti piccoli. Bravo. No, peccato. Abilità magia. Mi proiettile su Arachno Buttercup. Lanciamo Gibanyan. Pronto? Pemmete. Che botta. Vediamo un po' stato nemico. Ok, gli abbiamo fatto qualcosina, eh. Non male. Buoni danni. In effetti non è che può essere troppo forte. Nuova abilità, attenzione. Difesa. Ah, ok. Mi difendo, bene. Ok, sì, che succede, principessa? Do anche un po' a te. A te un po' di questi. E anche a me. Un altro po', magari. Toh. Ti tocca attaccare. Ok. Bubbles. Gibanyan si sfrega le unghie. Bravissima KFC, bravissima. Allora a te facciamo ancora mi proiettile. Scusami, eh. Ah, Gibanyan si sta sfregando le unghie, quindi lasciamolo fare. Buono. Sì, il cervello mi dice che ti devo lanciare, zitto. Ma ti ho avvertito, Gibanyan. E mena? Dai, oh, pepiera, fermi. Fermi. Ah, tu ti sei recuperato la salute. Allora aspetta. Bene. Ancora un po' a te e un po' a moi. Certo però che attacca di continuo, eh. Mi proietti, vai, Gibanyan, che qua KFC sta un po' basso di salute, vai. Tanto preparo la pepiera per ricaricarlo ancora una volta. Cosa? Ah, si è arrabbiato perché li ho lanciati. Ma perché? No, PM, PS. Si è arrabbiato. Vabbè, mi dispiace. Non pensavo che si arrabbiassero per davvero, cioè è un attacco amico, voglio dire. Vabbè. Oh, grazie, prego, di nulla. Probabilmente adesso lei ci darà una gemma per aprire il portone poi quando sarà di là. Ed infatti eccola. Grande. Fata di mezzo Buttercup. Oh, è stato orribile. Nobile avventuriero, devo salvare mia sorella Blossom. Potresti aiutarmi? Va bene. Con lei dove andremo invece? In questo caso lascia che ti accompagni. Bubbles, tu torna a proteggere il villaggio elfico. D'accordo. Beh, tutti e due nel gruppo sarebbe stato troppo OP. Sì, mi prenderò cura di tua sorella, tranquilla. Blossom dovrebbe trovarsi nella foresta sequoia. Che si trova? Ah, certo. Wow. Bella lunga la strada. Ragazzi, abbiamo recuperato la faccia di Buttercup e adesso lei ci accompagnerà da Blossom nella foresta sequoia. Direi che è il momento perfetto per finire il video, no? Non posso far altro che ringraziarvi per aver visto il video. Inoltre, in descrizione vi ricordo il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!